Siamo il frutto di tanto lavoro che è stato fatto nel settore giovanile della Juventus e che finalmente approda in prima squadra con Nicolò, con Fabio e con Mattias. È un'occasione particolarmente importante perché il progetto parte da lontano. Quattro anni fa un progetto fortemente voluto da Federico, da Federico Cherubini che ringrazio e che oggi comincia a portare i suoi i suoi frutti. Nel 2018 c'è stata la possibilità di iscrivere la seconda squadra per la prima volta e da lì abbiamo iniziato un percorso credo molto virtuoso con, con la Lega Pro. Questa seconda squadra nasceva con due chiari obiettivi, uno sportivo, è una squadra da Juventus che scende in campo per competere, abbiamo da, stiamo raggiungendo i play-off nelle ultime stagioni, abbiamo portato in museo la prima, il primo... Titolo che è stata la Coppa Italia di Serie C nel 2020, quindi è una squadra che scende in campo con l'obiettivo di competere, quindi di provare a vincere, ma soprattutto quello di formare calciatori, formare calciatori che possano essere per il sistema, diciamo per il mercato, ma soprattutto per la prima squadra. E oggi è il primo giorno che riusciamo a. A dire che iniziamo a raccogliere i frutti di questo risultato. Io mi ricordo che eravamo a, una, a un ristorante, a una, una grigliata in Argentina con il mio procuratore e mio papà e, e dovevamo parlare di, di, di dove, dove dovevo andare. E mi fa il mi mio procuratore: Abbiamo questi tre club, e devi scegliere uno. E mi fa pensaci, pensaci una settimana e quello che vuoi che c'è tempo stai tranquillo e ci siamo rimessi a mangiare di nuovo e subito ho pensato ho detto voglio leggere la Juve eh, perché, perché io, eh, sapevo la, la, la difficoltà che era arrivare in prima squadra da, da sempre perché è una società del cinque grande del mondo eh, ma, a me, ma a me piace, eh, mi piace questo, questa, questa difficoltà. Questo non so come si dice, eh, eh, questo, sì, sì, eh, come? Sfida. Questa sfida, eh, volevo. Volevo. Sapevo che era difficile arrivare. Eh, sognavo da piccolo che una squadra così grande. Eh, ma sì, mi piacciono le sfide, volevo. Ho scelto subito la Juve eh, io avevo otto anni e ti favo Juve, quindi per me venire alla Juve non è stato difficile. Eh, C'era stato l'interessamento del toro e poi successivamente è arrivata la Juve. E anche per me è stato facile scegliere la Juve perché grazie a Gigi Milani che mi ha portato qua quando avevo... 11 anni ho incominciato a fare i primi allenamenti con la Juve e poi mi ricordo che mi portava allo stadio della Juve che per me era un sogno, quindi questo mi ha convinto a venire qua. E poi la scelta, comunque, è stata anche lì, per quanto riguarda la squadra che è tifo, che è la Juve, quindi questo. Essere cresciuti all'interno del settore giovanile ehm, ci fa arrivare in prima squadra. Ehm, pronti e ehm, sappiamo già l'importanza di cosa vuol dire giocare in questo, per questa squadra, vestire questa maglia, eh, cosa ci chiede la società, eh, i nostri doveri ehm, verso una, la società e, e quindi questa è una questione che ehm, è, come hai detto tu è una questione di identità che ci portiamo dentro da ormai tanti anni. E certo, che all'interno di un contesto come la prima squadra, parlo per me. Ehm, il mio compito è quello di imparare dai, dai giocatori più esperti, non sicuramente quello di trasmettere valori che sicuramente loro sapranno già. Quindi, quello che faccio io è solo quello di imparare. Essere qua da tanto tempo è un vantaggio per noi perché sappiamo già cosa ci aspetta e cosa significa indossare la maglia della Juve e possiamo essere comunque da esempio per i ragazzi che fanno il settore giovanile che possono sperare di arrivare adesso in prima squadra come noi o in futuro comunque in un top club. Eh, ovviamente che sono appena cominciato nel senso di, di essere in prima squadra che è eh, molto diverso. Eh, a quello che, che, che facevo prima che anche se la, eh, la Serie C mi ha aiutato molto mi ha dato eh, quello che, che volevo fare che sarebbe come un passo in più dalla prima squadra eh, ma sì, sono tranquillo e so che eh, arriverà il mio momento so che il mister e la società hanno fiducia eh, quindi sempre mi alleno al 100% ho iniziato quando avevo 17 anni, che ho fatto la prima tournée con il Mister Allegri e poi ho fatto l'anno dopo in under 23 e poi quello dopo con Pirlo, ho fatto sei mesi in prima squadra. E dopo quell'anno lì abbiamo deciso di, insieme alla società di andare in prestito e poi è stata una scelta azzeccata non solo per la vittoria, per essere andati in Serie A ma anche perché comunque ha trovato minutaggio e spazio io sono sempre tranquillo e no, no, non penso a quello che, quello che si dice sempre provo di imparare tutto e altre cose che, che magari non so farle che, so, che devo impararle e poi il rapporto con loro è, è bellissimo siamo, siamo argentini e sem sempre c'è eh, quella confidenza di, di, di essere argentini che, che, che noi lo viviamo come se come si dice, ci conoscevamo da prima. Quando ho iniziato a giocare a calcio, il mio idolo era Nedved, che è il nostro vicepresidente. E poi, man mano che crescevo, ho cambiato anche il mio ruolo. E quindi adesso il mio punto di riferimento è De Bruyne. L'Under 23. Sì, stato comunque molto importante perché il passaggio tra primavera e prima squadra secondo me è troppo ampio ed è difficile imporsi subito in una prima squadra. Quindi questo passaggio qua di confrontarsi contro comunque giocatori già professionisti in un campionato professionista aiuta molto a crescere, a crescere noi giovani per poi diventare più pronti dopo nella prima squadra della Juve e quindi penso sia stata una scelta giustissima questa della Juventus. Questi ragazzi noi ci rendiamo conto che con le loro imprese, mi auguro straordinarie, sul campo non rappresentino solo un esempio sportivo, ma rappresentino un esempio di comportamento, un esempio di vita per i ragazzi della loro età. Anche da lì nasce il nome Next Gen, che voleva avvicinarsi in qualche modo alle nuove generazioni, ma soprattutto indicare, indicare una strada, una strada ben precisa di esempi. Da, da seguire e questa è la volontà della società al di là di quello che è il valore sportivo. Il fatto che nella nostra prima squadra oggi abbiamo giocatori di un certo calibro, di un certo nome, servirà a questi ragazzi a prendere l'esempio, in parte ne hanno, già, ne hanno già parlato loro, e a diventare dei campioni come lo sono i campioni con i quali oggi si allenano.